Valentina Barbolini, schiacciatrice di una TUM Perugia che piazza il colpo di coda allo scadere di questo girone di andata, scadere perché è l'ultima partita per voi. Perugia vince contro San Giustino, toglie il secondo posto alla squadra Alto Tiberina, ma poi dovrà riposare. Comunque si va a riposo con un buon risultato. È una partita molto importante perché comunque un derby, quindi dà un valore aggiunto. E no, era importante anche per questo, perché appunto avremo 2 settimane di stop perché Rimini si è ritirata, e quindi insomma stare ferme con una vittoria è molto importante anche per il morale, per riuscire a riniziare il girone di ritorno al massimo. Come si diceva con le avversarie, ci sarà un rimescolamento della classifica, bisognerà vedere gli ultimi risultati. Perugia comunque ha ancora la possibilità di centrare quell'obiettivo che sono i primi 3 posti, come la vedi? No, quello sicuro, ci puntiamo dall'inizio dell'anno, e questa novità di Rimini da una parte ci avvantaggia, perché la maggior parte delle squadre sopra di noi hanno perso insomma, i punti che avevano guadagnato con loro, e quindi la classifica è ancora più corta. E noi continuiamo il nostro lavoro e vedremo anche settimana prossima gli altri risultati quando noi staremo fermi. Oggi c'era da valutare un attimo il rendimento delle schiacciatrici, perché tutte e 3 la settimana scorsa avevate espresso un rendimento al di sotto del vostro standard. Avete giocato tutte e 3, c'è stata la ciliegina sulla torta per te dell'ultimo punto finale e anche quella della MVP. Sì, no, settimana scorsa non abbiamo giocato proprio come sapevamo fare, quindi questa settimana dovevamo cercare di rimescolare un po' le cose per trovare la formazione diciamo ideale. Per fortuna è arrivata, il premio mi fa piacere, però è una cosa in più, se viene bene, altrimenti pazienza, è importante era vincere. Adesso che è finito il girone di andata per voi, avete visto tutte le avversarie, un San Giovanni Marignano sicuramente una spanna sopra le altre per regolarità, ma poi dietro c'è chi, come vedi, quali sono le avversarie più pericolose? Ma ovviamente ecco anche San Giustino, Orvieto, insomma le squadre che stanno sopra. Sì, San Giovanni Marignano ha comunque sempre stato costante in questo girone, ma il girone di ritorno è un campionato a parte. Ovviamente sono partite al top, si stancheranno anche loro un po', speriamo.